Acque agitate a Palazzo Bruno. Leggiamo il comunicato delle liste Innocenzo Leontini, sindaco, Rinascita, Ispicese e Cives. I rappresentanti, i consiglieri e gli assessori comunali delle liste civiche che compongono la coalizione che sostiene il sindaco Innocenzo Leontini e la sua amministrazione comunale, si sono riuniti con il sindaco in data 28 marzo 2022 per valutare le conseguenze dell'iniziativa politica promossa dall'assessore Paolo Monaca a sostegno della campagna elettorale già avviata per la presidenza della regione siciliana dell'ex sindaco di Messina Cateno De Luca. La non condivisione dell'iniziativa da parte della coalizione, la preventiva reiterata richiesta rivolta all'assessore affinché si esimesse da un suo coinvolgimento, non sono state accolte a causa dell'ostinata determinazione dell'interessato ad organizzare l'evento. L'iniziativa ha inteso modificare in modo estemporaneo e per niente confrontato e discusso la fisionomia della coalizione da civica in politica mediante la manifestazione di un sostegno che confligge con la proficua interlocuzione che l'amministrazione comunale ispicese ha costruito al fine di ottenere un'attenzione dei governi regionale e nazionale alle necessità della città e del suo territorio. Non è spiegabile né giustificabile un'azione evidentemente destinata a causare incomprensioni e danni interni ed esterni in un momento di intenso impegno già foriero di cospicue risorse regionali e nazionali per importantissimi progetti riguardanti strutture sportive vecchie e nuove, edifici comunali, strutture e infrastrutture ammesse ad interventi storici di rigenerazione urbana, servizi sociali e innovazioni tecnologiche. Il sindaco pertanto ritiene interrotto il rapporto di collaborazione con l'assessore Paolo Monaca e, prendendo atto dell'indisponibilità dello stesso, più volte riscontrata, al rispetto del programma e delle decisioni della maggioranza, si ritiene legittimato a revocare l'incarico e le deleghe di assessore della giunta municipale già conferitogli. Abbiamo raggiunto il sindaco Leontini in trasferta istituzionale a Palermo. Ecco cosa ha dichiarato al nostro direttore Piero Giunta. Allora, sindaco Innocenzo Leontini, spieghi le ragioni della sua scelta di revocare l'incarico e le deleghe all'ormai ex assessore Paolo Monaca. Sindaco. Quando la coalizione si è formata, il patto di coesione, il cemento dell'alleanza, era il carattere civico della coalizione. In sostanza, tutti noi alleati ci siamo detti due cose. La prima cosa, evitiamo liste e simboli di partito o riconducibili a formazioni politiche extracittadine. Perché? Perché i soggetti dell'alleanza provenivamo tutti da esperienze politiche e partitiche eterogenee, cioè diverse, divergenti per alcuni aspetti, che in base alla loro provenienza non si sarebbero mai potute mettere insieme. Quindi la politica ci avrebbe divisi, mentre un programma sulla città ci avrebbe unito. Abbiamo scelto il programma sulla città, che è stato l'unico contenuto che ci ha uniti. Oltre alla mia candidatura e al sostegno alla mia candidatura. La seconda cosa che abbiamo sostanzialmente concordato è che nel caso di appuntamenti elettorali di carattere regionale o nazionale avremmo potuto e dovuto confrontarci all'interno della coalizione in modo da conciliare la facoltà di scelta elettorale con la fondamentale necessaria unità, continuità della coalizione e anche beneficio dell'azione amministrativa. Fatta questa premessa, siamo partiti. Abbiamo avviato interlocuzioni fruttuose con tutti gli assessorati regionali, ottenendo contributi, finanziamenti dall'assessorato allo sport, assessore Messina, dall'assessorato alle infrastrutture, assessore Falcone, dalla presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, onorevole Micciche, dall'assessorato all'agricoltura, assessore Scilla, dall'assessorato alla famiglia, alla formazione, assessore Scavone, dall'innovazione tecnologica, dal consorzio dei comuni Ibleo, ex provincia, dal commissario Piazza, anche dal Ministero dell'Interno, con gli importanti finanziamenti sulla rigenerazione urbana. Abbiamo avviato un'interlocuzione col viceministro Scalfarotto, che è venuto fino ad Ispica in visita, accompagnato dal senatore presidente del gruppo parlamentare al Senato di Italia Viva, onorevole Davide Faraone. Abbiamo ottenuto un appoggio sensibile dal comune di Modica,
con la possibilità di utilizzare alcuni importanti funzionari di quel comune per riorganizzare i nostri uffici tecnici, il nostro comando dei vigili urbani e perché no anche la segreteria generale. E il sindaco di quel comune non è un mistero, aspira a candidarsi alle regionali. L'improvvisa iniziativa dell'assessore Monaca, mai con oggetto di confronto, di comunicazione, a sostegno di un candidato che definisce banda Bassotti tutti i componenti del governo Musumeci, che parla dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana degli ultimi 20 anni, di cui lui ha fatto parte, con un turpiloquio continuo. Rischiava di avere delle conseguenze pesanti sull'attività in corso. Rischiava di avere come conseguenza la chiusura dei rapporti con tutti i nostri interlocutori, convinti che l'appoggio che l'appoggio a sostegno di uno stroncatore, di tutte le posizioni attualmente, esistenti al governo, della regione siciliana e del paese, fosse di tutta la giunta o personalmente anche mio, ho convocato una riunione, ho chiesto, implorato venerdì scorso, giorno 25 marzo, l'assessore Monaca a evitare, a recedere dalla sua iniziativa, invitandolo a farsi carico delle necessità della città e dell'amministrazione, ma non c'è stato verso. Ho detto, magari ne parliamo lunedì prossimo, facciamo un dibattito al nostro interno, magari troveremo una soluzione per il prosieguo. Niente da fare. Ho chiesto collaborazione. Mi è stato risposto con l'indisponibilità. Ma perché? Ma può un sindaco chiedere ad un suo assessore un atto di sensibilità? Non per sé, ma per la città. Ma sempre il no deve essere la risposta. E per quale motivo? Come è accaduto precedentemente in occasione del voto sul regolamento riguardante il trasferimento di cubatura in consiglio comunale. L'assessore Monaca non ha votato in consiglio il punto assentandosi, un punto che tutta la maggioranza aveva condiviso e aveva portato in consiglio comunale. Ma perché tanta indisponibilità sempre? E perché al sindaco che chiede una collaborazione in rispetto della maggioranza si risponde sempre di no? Ecco, essendo venuta meno la collaborazione, la disponibilità, io ho convocato la maggioranza, che all'unanimità ha condiviso l'opportunità di una revoca dell'assessorato per il venir meno reciproco del rapporto di fiducia. Io mi fermo qua, perché il dato è evidente, non era stato chiesto niente, era stato chiesto soltanto un atto di collaborazione. Ma la indisponibilità ha già fatto pervenire sulla giunta, sulla città, delle conseguenze pesanti che fanno a pugni con tutto il lavoro che nel corso dell'anno abbiamo costruito, abbiamo svolto. Ma perché questa insensibilità nei confronti del danno che poteva subire un'intera situazione della quale anche l'assessore Monaca fa parte. Perché non farsi carico assieme agli altri? Ma vale soltanto la propria posizione personale. Ma poi posizione personale in che senso? 6 mesi prima delle elezioni regionali a tutti i costi si privilegia l'appartenenza ad una campagna elettorale rispetto al beneficio della città, della giunta, dell'attività amministrativa, ma non mi pare che le due cose possano essere considerate alla stessa stregua per il compito che in questo momento si svolge. Mi pare che la cosa più importante avrebbe dovuto essere il mantenimento di un ruolo, di una posizione, intanto in linea con l'unità, la salvaguardia dell'unità e della continuità della coalizione civica e anche la continuità, la salvaguardia del beneficio che la giunta sta ottenendo dalle sue positive interlocuzioni con tutte le istituzioni, senza un inquinamento di carattere elettorale che potrebbe inficiare tutto questo. È stato chiesto solo questo e si risponde con la ostinata indisponibilità. Questo è accaduto e questa è
la motivazione che sta a base della decisione che è stata adottata. Ringrazio il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.